perché è un mio amico, lo conosco da 30 anni. Siamo amici da quando eravamo bambini, cioè lui è più, molto più vecchio di me, però io lo conosco da bambino lo stesso. Questi 12 anni di Lagoschi hanno cambiato l'informazione? Beh, allora, cambiare l'informazione è troppo dire, però senz'altro ha contribuito a renderla più moderna, questo è vero. Lei ci è mai finito su Dagospia? Ovviamente per le vicende di Trani? No, di tutto, migliaia di volte. Lei lo clicca, ci va, lo segue Dagospia? Il Papa lo segue, questa è la vera notizia. Anche il Papa segue Dagospia? No, anche il Papa. Prima di tutto gli fa, lui fa una versione speciale per il Papa. È mai finita su Dagospia? Sulla rubrica Cafona? Sì, molte volte. Lei incarna lo spirito Cafona di Dagospia? Sì. Stata immortalata diverse volte dal fotografo. Sì. Non tutti sanno che il Cafona è un acronimo di Capital, cioè una cosa molto importante essere ripresi e inseriti in questo spazio. Secondo l'Università di Oxford, il vostro sito ha rivoluzionato il mondo dei media italiani. Hanno riconosciuto tutto questo studio della Reuters, che è il sito che ha la leadership ormai da 10 anni, perché è l'unico sito che non è legato a un gruppo editoriale, è un sito indipendente, fatto in casa. Molti dei personaggi che finiscono sulla rubrica Cafonal sono qui oggi, non hanno paura di finire sulla rubrica, sulla tua rubrica, spiattellati sul tuo sito? No, guarda, su quello non ricevo mai una lamentela, perché sono tutti felici di apparire e basta. Chiunque si occupi di informazione oggi passa attraverso le pagine di Dagospia. E più informazione o gossip? Ma le due cose non hanno un vero confine. Dagostino usa il gossip come strumento per informare o, come dicevo, per costruire l'informazione. A molti non dispiace finire su Dagospia come forse un lancio per la propria persona? Sì, per alcuni diventa addirittura un'ossessione. Molti la vivono come una forma di certificazione di esistenza. Il mondo che ha costruito Dagospia alla fine rappresenta il berlusconismo oppure no? Rappresenta una sorta di decadenza della società italiana, romana in particolare, perché il suo focus è qua. Ma io ho sempre più pensato che Berlusconi fosse più un sintomo che una causa di questo decadimento dei costumi. D'Agostino ce n'è andato molto costantemente.